Sinceramente grazie, in realtà quando cortesemente Ilaria Daolio mi ha invitato e poi gli altri, noi già ci siamo visti un po' di tempo fa, sono stato contento perché ho stima di questa esperienza. D'altra parte ogni volta mi dico, ma mica uno è Gesù Cristo che fa 7 ore di viaggio per parlare 20 minuti, deve dire una parabola definitiva perché sennò non vale la pena, no? E quindi, però in realtà c'è una cosa importante che ahimè ho fatto outing, forse in quel momento non lo pensavo, che tu raccogli molto, se voi avete messo stamattina e oggi in campo materiale minimo per fare un corso di studi universitario, ma non lo dico solo perché è bello, c'è anche molto da riflettere, riconsiderare nell'ambivalenza. Se volete vi do una tromba così. E quindi devo sinceramente un ringraziamento, fra l'altro devo dire un po' di cose ma perché sono pertinenti. Un nucleo nazionale di valutazione ha scelto in un progetto innovativo di valutazione che si chiama REVES 3 esperienze secondo loro significative, molto radicate: il comune di Melpignano, il CRESM della Valle del Belice, l'associazione Quartieri Spagnoli da cui io provengo. Hanno fatto tutto un lavoro che prima o poi troverete pure in rete se ci avete molta pazienza. È il CRESM di cui poi dirò qualche cosa. Insomma, quindi già per questo siamo usciti un po' apparenti. Poi delle case di quartiere, le case di quartiere sono un tema di una delle lezioni che io faccio nel corso di politiche urbane all'università. In realtà conosco da tempo quell'esperienza, dai tempi del programma europeo quartieri in crisi e poi dalla nascita del progetto speciale periferie. Insomma, le case di quartiere c'ha una... non è neanche adolescente, insomma è un giovanotto che ha una 20 anni come esperienza che è venuta fuori cumulando cose significative. E poi vabbè, gli amici napoletani siamo praticamente parenti, non serpenti, ma allora io mi sono dato nella telefonata con l'ottimo Christian questo titolo: intermediazione per l'innovazione sociale. Perché? Perché in realtà vediamo un po', quando si pensa nei nostri ambienti un po' territorial social, innovazione sociale, che ovviamente bisogna dirlo in inglese perché sennò non fa colpo, di cosa si parla? Si parla, in realtà io le chiamavo già anni fa idee sogno, che sono una cosa importante, in genere hanno un'espressione in inglese, drop in, insomma, vi potrei fare un esercizio, ci sono vari tipi di... e sono una cosa importante le idee sogno. Gli attori, i decisori, il consenso si aggrega anche grazie a idee sogno, che promettono così. E quindi in genere appunto si usano parole nuove, in genere associate a nuove tecnologie, alla valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, al rapporto fra le generazioni, a nuove forme di convivenza. Uno, qualcuno che è più spinto appunto tende a, no? Immaginare l'ignoto, agire modi e oggetti prima non visti, insomma. In realtà io sono un po' emozionato, anche critico, mi dovete consentire, non sono un caso di successo del lavoro della psicologia, diciamo, nel senso che convivo con una serie di nevrosi. Funziona anche molto l'import export, nel senso che io vengo qua, pigli una cosa, poi la porto là e me la vendo. In genere funzionava con gli ambienti anglosassoni, talvolta un po' europei, i primi anni 90, fino alla fine degli anni 90 si usava molto questo fatto. Io pigliavo, andavo a fare lo scambio europeo, pigliavo il drop-in e mi vendevo il drop-in. Nulla di male, nel senso, però poi dopo un po' si è capito che non è che puoi pigliare esattamente gli oggetti, no? E trasportarli, perché sono idee potentemente contingenti, nel senso contestuali. Vabbè, questo quindi se uno un poco smanetta, più o meno ci sta una fra le varie definizioni di innovazione sociale, appunto, se ha a che fare con idee sociali, innovazione sociale, nuove idee che soddisfano dei bisogni sociali, che allo stesso tempo creano nuove relazioni, nuove collaborazioni, in altre parole innovazioni che sono buone per la società e che accrescono la possibilità di azione per la società stessa, ossia è nuovo il cosa si fa e il come lo si fa
in una chiave social patentemente evidente, no? Però c'è questa forza sul termine, sull'aggettivo nuovo, 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 su cui io vi confesserò, perché ormai, anche se sembro un giovanotto fresco, fresco, ho un'età, ma in realtà patisco un poco di sofferenza emotiva, perché credo che può anche essere talvolta un po' una fregatura il nuovo per il nuovo, nel senso che poi l'esperienza umana non è cumulo, non è ogni volta buttare tutto e rigenerare tutto. Quindi ho un po' di diffidenza su questa apoteosi del nuovo, diciamo. E allora facciamo una prima famiglia di premesse, no? Noi certamente siamo in una grande trasformazione, è stato detto pure stamattina, siete tutti classe pubblica, intellettuale, inutile che provo a fare inutili riferimenti. Siamo dentro una crisi che non è congiunturale, è strutturale, un gomito della storia. Poi la periodizzazione conta poco, se è dalla prima guerra mondiale a oggi, la seconda, ma comunque è un gomito rispetto agli ultimi anche solo 2000 anni, siamo in un gomito. E una delle caratteristiche potenti di questa crisi strutturale è il fatto che nella nostra società, diciamo così, più o meno fordista, bla bla bla, keynesiana, bla bla bla, sono andati profondamente in crisi i soggetti intermedi e sono in crisi le forme dell'intermediazione. Le associazioni storiche, i partiti, i sindacati, la chiesa, la famiglia di Amato, quelle forme che chi di noi è un po' più adulto qua in mezzo ha ben presente, sostanzialmente sono potentemente tutte in crisi. Esistono ancora, ma sono in affanno, qualcuno sta proprio con l'ossigeno, insomma, sono in profonda crisi. D'altra, voi siete ognuno ha i pregiudizi. Io appartengo alla comunità di italiani che considero Bologna nel suo Moloch di stigmatico, no? Quindi una società democratica, tutto, dove certe cose funzionavano, dove c'era il grande partito comunista italiano, no? E quindi si era abbastanza disciplinati, però sostanzialmente neanche qua io credo che qualcuno pensi che i consigli scolastici, le consulte servono a qualche cosa e funzionano, no? Nel senso che sostanzialmente noi abbiamo la fase, diciamo così, finale della morte di alcune istituzioni. Non le abbiamo trovate altre che le hanno sostituite, però, no? E quindi stiamo pensando in tutti i modi a riformare. Tant'è vero che siamo in un tempo di riforme costituenti. Noi fra poco andiamo a votare per un referendum. È un grandissimo cantiere collettivo dai livelli internazionali fino al mio condominio, dove tutti pensano a come riorganizzare i processi decisionali, le istituzioni, perché quelle che ci sono non funzionano. Non abbiamo, mentre quando io ero giovane lui non era nato, ci avevamo dei modelli, qui dice basta fare come Mao Zedong, in realtà questo sogno non c'è più e quindi non abbiamo neanche narrazioni che ci aiutano anche magari fittiziamente a, no? E quindi siamo tutti in spasmodica ricerca. Se uno volesse fare solo su questa diapositiva si potrebbe spendere una lezioncina di 2 ore all'università, che bisogna andare a piano all'università perché i ragazzi sono... Noi abbiamo famiglie di questioni, da un lato c'è un'amplissima famiglia di attivismo di piccoli gruppi che lavorano al legame sociale. Dal mio punto di vista, che non sono proprio uno avanzato, qua purtroppo nessuno si sta fermo, nel senso non c'è quasi nessuno, tranne un povero Cristo che non fa niente. Chiunque più o meno fa un qualche cosa, un gas, e tutti in qualche modo, c'è un'ampia popolazione che lavora in fondo a ripensare il legame sociale, a riabitare il legame sociale. C'è un'altra popolazione molto più nota a voi, che invece organizza questo in termini di impresa sociale, e poi c'è un altro tipo di popolazione che si occupa dei processi decisionali, dice, ma come si fa ad aprire i processi decisionali, ad ossigenarli, a partecipare, no? Queste popolazioni di fatti, fenomeni e attori si incrociano spesso e tutti quanti stanno a reinventare talvolta anche artificialmente i dispositivi andati in crisi. Io penso a quegli amici che pure voi avete incontrato che fanno la festa dei vicini, per fare un esempio, no? Oppure, no. Chi di noi è più anziano ha memoria di dispositivi che sembravano più naturali, diciamo, e adesso bisogna artificialmente costruirli, no? Perché altrimenti... E quindi, vabbè, appunto c'è questa sorta di iperattività. Stamattina sentendo Bonomi, in fondo forse una versione
molecolare del capitalismo molecolare che lui dice è proprio questo fatto che qua nessuno sta fermo, sì, ovviamente con molte buone intenzioni, tant'è vero che voi quando parlate con persone tipo queste che stanno qua, loro vi devono fare una grande fatica a trovare mezz'ora per fare una cosa, perché hanno 87 cose da fare in pubblico nella prossima settimana e sono in ansia perché non stanno mai fermi, no? Una cifra proprio di questo iperattivismo. Solo che io uso dire, spesso noi appunto anche per il computer ci sentiamo dei motori turbo, avvertiamo la turbolenza, molte volte sarà che io sono sfortunato, non vi frequento bene, restiamo turbati, nel senso che poi cioè abbiamo una grande ansia, un grande attivismo, però restiamo. In realtà tutto questo cantiere, semplificando molto, secondo me è il tentativo di tornare a dire noi, perché noi per la crisi delle religioni, per le ideologie, le narrazioni, non siamo più soddisfatti di come riusciamo a dire noi. E cioè, anche perché ci siamo dopati di aspettative, quindi vogliamo dire noi proprio ci riempie l'animo, diciamo così. Sullo sfondo, ma questa è ancora un'altra ora di lezione che saltiamo, ci stanno questioncine tipo che è cambiato il ruolo dello Stato, mentre è cambiato mentre non l'abbiamo neanche capito bene, perché in Europa la parola Stato e ruolo dello Stato significa cose molto diverse, forse anche fra Nord e Sud Italia la parola Stato significa cose un po' diverse. Che cosa è pubblico nel senso, in vari sensi, pure se oggi è uscito, e quindi cerchiamo anche nuove forme di vita comunitaria. D'altra parte qualcuno dice, ragazzo caro, svegliati, perché tu sei destinato a vivere città di stranieri, no? È il titolo di un libro di un caro amico che si chiama Shamin, no? Forse lui esagera, dice, guarda, ma voi è inutile che vi agitate tanto, perché voi dovete esercitare a stare in posti più anonimi, dove è una memoria archeologica questa del vicinare, che fare le cose, la comunità si auto-organizza. Io devo aprire una piccola parentesi, perché sinceramente più di quello che riesco ad esprimere credo che siano state presentate, poi ne affetti è una specie di album di famiglia, esperienze potentemente innovative oggi. D'altra parte serpeggia in molte di queste esperienze un problema grande come una casa, che a cui ha fatto cenno un po' Bonomi con divisione di diritto e solo di doveri. Ossia, c'è sostanzialmente una sorta di, allora è possibile che noi, premessa, è probabile che sia ben fondato il discorso che fanno alcuni, quasi è statalisti, si è dipendenti, nessuno vuole fare niente, ok, può essere che questo in parte è vero. Però d'altra parte è potente una sorta di sparizione di un qualche ruolo dello Stato. Talvolta qua lo Stato è uno che mette d'accordo dei privati, no, aiuta a creare delle cose, enabling, nel senso aiuta le condizioni, ma sempre più sparendo, diciamo, no? E quindi passano in fondo discorsi potenti, tipo c'è la riduzione delle risorse ottenute dal fisco, nel senso che quando io ero ragazzino si pensava che loro tre che sono ricchi danno più gettito e io che sono più povero pago dei servizi per i miei figli, in modo che c'è un po' di mobilità sociale. Questa cosa tendenzialmente, tant'è vero che l'ottimo Franzini quando parla meraviglia tutti quanti, che parla della mobilità sociale, che è una cosa, mi ricordo una volta, scusate un salto, alle catacombe c'erano giovani famiglie e poi l'accompagnatore disse poi la grazia, e la bambina disse vicino alla mamma moderna di sinistra, dice, ma chi è questa grazia? Nel senso che ovviamente il termine non come nome comune di persone non l'avevo mai sentito, quindi può essere pure che fra un po' mobilità sociale in Italia, dice, vabbè, magari spiegati meglio, parla più semplice, perché allora cosa voglio dire? Voglio dire che, e non mi posso soffermare, sostanzialmente c'è una crisi strutturale ben comprensibile, non bisogna rimpiangere il passato, di modelli di welfare desueti. In certe parti d'Italia forse il welfare appena si è affacciato non si è visto neanche, comunque quel modello forse non si può recuperare, solo che dietro questa cosa sta passando una potente deresponsabilizzazione di forme di statualità che in qualche modo assicurano l'equità sociale, no? E l'album di famiglia che abbiamo visto, prometto, mi vendo pure Higuain, se volete,
va benissimo, è l'eccellenza, bisogna andare avanti così. Ho trovato, tranne che in qualche battuta, poca propensione all'autoriflessività, a dire ma non è che noi stiamo facendo attivamente un lavoro di desparizione di un qualche ruolo dello Stato, che forse invece si dovrebbe anche un po' discutere. Però io non è che sono statalista, diciamo, neomonarchico, così, però mi pare troppo svelto questa disparizione, no? E quindi sostanzialmente certe volte, dato che io poi vedo molta televisione, quindi colgo la volgarità, mi faccio prendere dalla volgarità delle cose, voi siete più sofisticati. Certe volte poi innovazione va a finire che significa investire un po' di soldi per avviare l'attivismo di persone che poi dopo un po' devono imparare a cavarsela da soli, ma non nel senso dell'enabling, okay, no. Chiunque dica, guarda, se non te la cavi da solo, poi ciao, non sei stato abbastanza bravo. Come dice l'ottima autore di Leonardis, sotto sotto si riaffaccia con potenza la retorica del povero abile. Per retorica del povero abile si intende che io ti do un certo tipo di sostegno e dopo un po' tu mi dai segnali di recupero, se no significa che non sei stato abbastanza bravo. Ci sono tomi pesantissimi che voi, per grazia di Dio, non leggerete mai, di Martha Nussbaum, che sostanzialmente falsificano potentemente questa posizione, perché nella società è quasi naturale che ci siano soggetti che invece restano deboli e probabilmente li devi solo aiutare e basta. Quindi questa cosa però è come la questione della mobilità sociale, diciamo, ma non è fuori rubrica, diciamo. Allora iniziamo a fare qualche domanda. Io ho alimentato queste mie semplici diapositive anche ascoltandovi. Io sono convinto che è indispensabile alimentarsi di retoriche. Io ho un'accezione positiva delle retoriche. Sono un cristiano critico, formato un po' con i gesuiti, poi sono stato un po', ho letto chilometri di scritture di Rossana Rossanda, quindi se ne so qualcosa di retorica, ok? E credo che sia c'è una funzione sociale della retorica. Non dico, è retorico, perché uno che dice a un altro è retorico, ne sta proponendo un'altra di retorica. D'altra parte però, e quindi la retorica del nuovo ha una sua utilità, però io sono un po' per stare attenti a questo dominio della retorica del nuovo. Io penso che in tanti contesti non ci vuole innovazione sociale intesa come qualcosa di nuovo che non si è visto prima. Ci vuole forse razionalizzazione, miglioramento, messa a sistema di cose che già abbiamo visto. Però questa cosa non fa audience, dopo un po' dicevo, però sei un po' noioso, non ti chiamo più la prossima volta. Appunto, ci sono contesti e situazioni dove è necessario razionalizzare, migliorare quello che si fa tenendo conto di quello che già si conosce, di quello che la legge prevede, no? Salto l'esempio per andare veloce. Delle note di questa giornata, no? È evidente dall'ottima relazione del capo dell'ufficio urbanistico che il pilastro è emblematico come buona testimonianza, come quartiere, di pregi e limiti dell'urbanistica democratica italiana. Cosa ha fatto la grande urbanistica democratica italiana? Ha fondamentalmente schiacciato il welfare sugli standard spaziali. Se c'hai tanti metri quadri di asilo, strutture, tu dovresti stare bene. E poi c'è la mobilità, tu lavori, fai i sacrifici, i tuoi figli vanno a scuola. Questo è stato un po' vero verso gli anni 60 in alcuni posti, tanto è vero che tante famiglie hanno fatto esperienze di mobilità sociale in questi quartieri. Però sono cambiate radicalmente le condizioni ed è evidente una cosa un po' banale che noi abbiamo capito tutti quanti, tutte le testimonianze di questa giornata lo dicono, che se ti devi occupare dei contenuti molto più che dei contenitori. I contenuti da soli non si autopromuovono, basta che c'hai i contenitori. Questa, detta in greco antico, è una grande stronzata ormai. E quindi tutte le attività sono rivolte al fatto che tu devi fare in modo che i contenuti si aggreghino e adattino ai contenitori, no? Ovviamente l'esperienza conferma la correttezza però di un approccio selettivo che sceglie alcuni territori target e protagonisti di politiche da ampliare per una possibile agenda urbana metropolitana e nazionale. Sì, tu per una serie di motivi, ma non è neanche giusto, non è solo per un fatto di scarsità di risorse, non è che puoi fare in 40 quartieri a Bologna questo, e fai una sorta di discriminazione positiva, pure se devi intervenire sulla normalità, bla 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 bla, per cui
fai degli interventi focalizzati in certi territori di vera, forte problematicità. No? Però c'è un bel tema a cui io sono affezionato, so che pure il mio amico Pasquale Calemme è molto affezionato, che è un problema spinoso, perché noi abbiamo tutto, se tu guardi da vicino, se tu stai dentro le fogne, tu vedi che ci sono una varietà di gradi, di ultimi, penultimi, penultimi, ultimi. Scherzosamente noi anni fa coniugammo la categoria dei drop out, nel senso che tu ci lavori, ma quello lì, giustamente per funzione sociale, è il drop out e serve per far sviluppare professionalità ai lavoratori sociali, che si capisce che c'è qualcosa che non è di per sé curabile, virgolette. Però tutti questi progetti spesso hanno una questione che, per risultare efficaci, fanno una mossa comprensibile, l'ho fatta pure io, in qualche modo man mano selezionano i penultimi o i terzultimi, che va bene, perché quelli sono popolazione attiva, proattiva, però poi ci sta un piccolo problemino, che quello là, poi guardiamo che dice, ma quello non lo guarda, perché quello è proprio perso. Categoria lecita. Però c'è il problema che in certi territori sono proprio affollati i gruppi degli ultimi, e noi che facciamo, visto che stiamo dando una sorta di alibi, che il soggetto che deve lavorare sugli ultimi ha detto voi siete bravissimi, guardate, mo vi raddoppi il primo anno le cose, ciao. Perché poi c'è un piccolo problema, che ne facciamo degli ultimi, che forse per i nostri dispositivi continueranno un poco a riprodurre. E qualche altra domanda è, perché è stato molto bello, ma la cooperazione, ancora più l'imprenditività sociale, come si sollecita? Perché questa cosa è più insomma, è una domanda difficile, perché non è un corso di formazione, tu impari lo judo, chi sta dentro questa esperienza? Se voi vedete tutto il grande tasso di insuccesso di tutte le politiche per l'imprenditoria giovanile, no? Tutto. Come mai? Mica i giovani sono tutti. È che non è vero che il discorso che faceva Franzini, non è che di per sé l'essere umano è una specie di imprenditore economicus, che se tu gli dai l'opportunità, quello ce la rendi, sì. Gli fai 6 mesi, cosa, quello, e fa. L'impresa 1, la cooperativa 2, ci sta un sacco di gente, sarà che io sono sfortunato, li conosco io più di voi, che va trovando un sano lavoro alle dipendenze, non molto produttivo, che inizia e finisce e poi fa i fatti suoi, senza responsabilità, senza imprenditività. A dove li mettiamo? Che li cestiniamo, li rottamiamo, li mettiamo nei container dei cinesi, sì, che facciamo? Gli cambiamo la testa, cioè, no, tu devi essere imprenditore di se stesso. Perché pure qua, sotto sotto, noi ci stiamo veicolando un'ideologia, che è l'ideologia di quei signori detestati dai libri che noi mettiamo ben in mostra nelle nostre biblioteca, vi dico, quel pazzo di David Harvey e compagnia bella. Quindi abbiamo un po' di contraddizioni. Noi certe volte siamo, e io non sono fra questi, che sono un riformista, centralista, democratico, gesuitico, diciamo. Siamo radical Harvey. E poi però veicoliamo logiche di neoliberismo spicciolo. No, siamo un po' in contraddizione. Poi va tutto bene, ma almeno facciamo un po' di riflessività, mettiamoci d'accordo e diciamo cosa stiamo dicendo. Perché noi probabilmente stiamo dicendo che arrangiati, che forse Dio ti aiuta, però in genere lo dice chi non crede neanche in Dio, quindi è proprio una truffa, diciamo. E comunque c'è grave problema di lavorare su questi, perché no, un po' di lavoro sociale a cui ho partecipato mi dice che nei quartieri degradati trovi una minoranza di persone che hanno una possibilità di diventare leader e imprenditori di se stessi, ma sono una nettissima minoranza, e non trovo questo tipo di figure sociali qua. Che ne facciamo di questi? Come pure tutta la problematica dei leader naturali e delle risorse specifiche che occorrono dentro questi processi. Non è che ti metti là. Io ho apprezzato molto la cosa di stare presentata stamattina, tutto una sorta di progetto di fattibilità messo in azione. Parentesi, la prossima volta però fate l'ultima diapositiva e scrivete quanto è costato tutto, perché è un'informazione importante, che dato che è costato poco, valorizzi il lavoro di chi ci ha lavorato. No. Ci sono nodi molto problematici da questo punto di vista. Oppure
Io ho studiato, perché Bonomi l'ho invitato nel 98 a Napoli a fare, quando era anche un po' meno pazzo di adesso, a fare lezioni. Ho documentatamente, è uno di quelli che ho i libri originali, non le fotocopie. Quindi, quei pionieri, lui ne ha citati alcuni, ma io ho studiato anche altri di quelli. C'avevano, amici cari, delle grandi narrazioni, venivano alla Resistenza, avevano potenti narrazioni in cuore che li muovevano. Allora, noi oggi ce l'abbiamo questo problema, sì, perché noi stiamo parlando molto di strumenti, ma non stiamo parlando di qual è la narrazione che dovrebbe muovere le persone, non tanto una sociologa brava, un assessore che nonostante sia passato di Fondazione Comunista, eppure uno bravo, ma sostanzialmente, perché questi, poi siamo del Novecento ormai, ma le persone più dell'oggi, dove sta la narrazione? Oltre al fatto che io posso diventare cantante, ballerino, attore, tutto, che è pure una cosa importante, come vedete ci provo pure io. No, ma sostanzialmente, perché i grandi avevano delle grandi... e oggi... Io ho poche, ho un bilancio negativo perché sono 150 anni che mi occupo di questa roba qua, ma so dire poche cose. Una cosa che so dire è che sta dentro l'esperienza della sanità, che non sono riuscito a dirvi, è il modello Erasmus, lo chiamo io. Ossia, tu le persone le devi far girare, non nel senso su se stesse, ma appena puoi le devi far uscire un po' dal loro ambiente e far vedere altre realtà. Questa cosa è quasi un farmaco, è potentemente positivo. Più in generale la questione Erasmus lo prova, oppure trovare il modo di costituire setting dove si riflette noi stessi dove andiamo. Allora, poche tesi e finisco. Poi c'è il bonus 104 che ho spostato il treno. Se noi analizziamo le esperienze che si... colloquialmente ci possiamo mettere d'accordo che sono quelle più efficaci, ci sono dei nodi che hanno una qualche valore di replicabilità, pure in tutte quelle che sono state presentate oggi. C'è sempre un qualificato terzo attore. Questo, guardate, che è un tema molto forte, perché significa che noi abbiamo, per tutto questo tipo di intenzionalità, di rigenerazione sociale, innovazione sociale, come la volete chiamare voi, è un tipo di attività per cui non si autogoverna la società, ma la società ha bisogno di intermediazione sociale. E questo, guardate, che è molto impopolare, perché oggi un'idea potentemente crescente di tipo populistico dice che, dato che spesso le elite diventano oligarchie, buttiamo via tutte le elite e facciamo in modo che una testa, un voto, ognuno dice una parola, possibilmente non più di tre volte, e in modo che non ci sono... oligarchie, non ci sono elite. Questo potente frainteso, potentemente presente nel dibattito culturale e politico italiano oggi, è fallace. Noi abbiamo la grande necessità di faticare e lavorare a rinnovate forme di intermediazione sociale, che certo siano evitino un po' tutti i gravi problemi dell'oligarchia, ma è inevitabile lavorare per intermediazione. E poi un'altra cosa, appunto, l'efficacia è direttamente associata a forme effettive di soggettivazione e attivazione delle persone. Per cui più che fare riunioni, parlare, questo fortunatamente, tranne qualche passaggio stamattina, non è emerso molto, si tratta di fare con, costituire setting dove le persone con libera adesione vengono e fanno delle cose. No? E quindi... diretto coinvolgimento nelle azioni e non nelle discussioni, una sorta di, qualcuno dice, approccio place-based people approach, no? Nel senso che si tratta di fare mente locale, stare nei luoghi, scambiare, mettere al lavoro, risignificare ogni parola di questo, ovviamente ha la pretesa di essere densa. In realtà, appunto, voi, il modello disegnato stamattina, una sorta di missione locale alla francese o di regia di quartiere, cose che in qualche modo erano state chiare già a gente tipo Calogero e Dolci. In realtà, se voi studiate bene la storia di Partinico, Lorenzo Barbera, molto più di Dolci, era quello che poi lavorava, che Dolci faceva import e sport, lavorava molto sulla comunicazione, ma Lorenzo Barbera, che è vivente, che ancora anima il CRESM,
ha avuto un ruolo molto importante. Per finire, veramente, pochi suggerimenti e poi non do più fastidio. Molti di noi si sono formati dove in un periodo in cui in letteratura funzionava molto la contrapposizione top down, bottom up. Questa contrapposizione è fallace. Anche l'esperienza del pilastro che abbiamo un po' visto dimostra che la maionese si monta quando c'è una buona corrispondenza, una buona apertura fra attivazione dal basso e intelligente apertura di qualche decisore apicale. Se non c'è questo incrocio, la maionese non si monta. Altra cosa, posto poi invece tutti i problemi che diceva Pasquale Calemme, perché tu poi puoi farlo un diamante fuori o all'area delle istituzioni, perché pure là in realtà delle istituzioni, per esempio la Chiesa Cattolica, che è un'istituzione, ha avuto un ruolo, tu puoi farlo un diamante non tanto istituzionale, però poi prima o poi ti si presenta il conto, devi. Un altro fattore di forte successo è un'intelligenza apertura appunto dei processi decisionali, oppure il tendere alla mixité nei gruppi di lavoro, nella varietà degli interventi e delle competenze messe al lavoro, il che non significa fare bordello, ma evitare che arriva il grande urbanista, il grande architetto, il grande qualche cosa, che da solo ti fa un'idea, un progetto e funziona. Occorrono evidentemente idee chiare. Perché dico questo, che è una banalità? Io molto spesso vedo che c'è confusione fra gente che intende fertilizzare territori e gente che intende consolidare buone pratiche. Anche i bandi delle fondazioni hanno questa grave ambiguità, perché non si fa la stessa cosa se io in un territorio c'è una prima fertilizzazione da fare, oppure se io invece ci sono già una serie di cose e posso consolidare facendo una casa di quartiere. Sono politiche diverse, strumenti diversi, soldi diversi, non li posso neanche mettere in competizione fra loro queste due cose. Ma questa cosa, che detto così, se leggete i bandi delle fondazioni, per esempio, come anche di alcuni soggetti pubblici, non è così. Non si parte mai da zero, uno slogan di Lorenzo Barbera, appunto, che è molto vero, e quindi guardare con attenzione il contesto. Io ho una predilezione per la pratica dell'incontro fattivo, un riferimento delle mie metanarrazioni con cui sono cresciuto, era Charles de Foucault, lo stare lì, il come l'oro, che oggi è improponibile probabilmente, però... allora il monachesimo o il grande spirito militante socialista degli anni del dopoguerra forse oggi è improponibile, ma certo noi dobbiamo trovare qualche cosa, perché senza una qualche molla di grande narrazione, secondo me, noi faremo un sacco di lavoro, metteremo su un sacco di strumenti, ma il tutto forse sarà un po' fondato sulla sabbia. E quindi questa storia di costruire e attivare pompe fra reti corte e reti lunghe, che significa che la maionese funziona, e l'esperienza pure della sanità lo dimostra, che tu hai un buon radicamento territoriale non fallace, non occasionale, non falso, non retorico, hai un buon collegamento con reti lunghe e riesci a far funzionare delle pompe di input-output che non sono necessariamente in primis solo soldi, anche se i soldi non fanno mai schifo, ma di attivazione di idee, opportunità, scambi. E quando si costruisce questo tipo di sistema di pompe che si monta la maionese. E poi vabbè, una cosa che non ho il tempo di dire, la progettazione ad hoc, che però è una cosa che ancora oggi è fin troppo innovativa anche per le fondazioni. Vi ringrazio.